Buongiorno a tutti, io mi chiamo Aldo Ranfa e sono un botanico e afferisco alla sezione ambientale del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Perugia. E vi presento questa mattina il portale Podis, che potete trovare benissimo in rete, e questa è la home page dove si vede praticamente il logo in alto a sinistra. Abbiamo alcune parole di benvenuto e quello che vorrei sottolineare è che si evidenzia la parte gratuita del sito. Poi abbiamo nella parte in alto a sinistra le problematiche degli organismi suddivisi per insetti, roditori, piante ed uccelli e le problematiche che possono causare questo tipo di insetti. Quindi per categorie e per tipo di problematiche. Ma perché il Podis? Beh, il Podis nasce come una risposta ai tanti cittadini da parte della USL Umbria 1 di Perugia che esigono informazioni su come affrontare diverse problematiche che derivano dalla presenza di organismi, animali e piante, vorrei sottolineare, potenzialmente ma anche effettivamente molesti e opportunisti ma anche pericolosi per presenti in casa, soprattutto dal punto di vista sanitario, che potete poi incontrare nel giardino, nelle vostre passeggiate, escursioni e quanto altro. Questi sono alcuni seri di organismi che potete trovare nel Podis e ho sottolineato soprattutto appunto lo scoiattolo grigio e una pianta potenzialmente, no, effettivamente dannosa e invasiva, già nominata dalla mia collega professoressa Gigante, il panace di Mantegazza. La richiesta di informazione è cresciuta in questi ultimi anni proprio per l'aumentata varietà di insetti e le conseguenze appunto spiacevoli di un incontro ravvicinato con questi tipi di organismi di cui anche il dottor Crotti ha citato. Questo Podis serve anche nell'attività, una delle attività principali del USL Umbria 1, che riguarda la gestione dell'attività di disinfestazione e deratizzazione capillare che stanno effettuando. Qui ci sono alcune schede degli organismi riportati di cui si parla all'interno del sito e sono nominati in ordine alfabetico, sono arrivato alla D, ma si arriva direttamente alla Z, quindi ce ne sono tante altre. Quindi fondamentalmente che cos'è il Podis? È un portale sanitario in rete dedicato all'informazione e alla comunicazione per la prevenzione delle malattie trasmesse da vettori di vario tipo, no? A persone ma anche ad animali. E naturalmente abbiamo il sito, che è il primo ovviamente, portalesinfestazione.org, però ci troviamo a interagire anche nei social. E quindi vedete che c'è la pagina Facebook, tra l'altro, che ha avuto nell'ultimo anno un successo enorme. Poi ci troviamo anche su Twitter, su Instagram e abbiamo un portale anche sul YouTube. Quindi Podis si propone di sviluppare argomentazioni specialistiche su diversi organismi che siano il più possibile esaustive e nello stesso tempo aderenti alle diverse situazioni e, ripeto e sottolineo, decontestualizzate da ambiti commerciali. E oltre alle schede che già vi ho nominato, c'è anche un blog interattivo, fantastico, veramente una soluzione in cui si può benissimo parlare con i vari esperti, no? Che rispondono praticamente a tempo 3 giorni per rispondere alle domande. E vedete, qui c'è un esempio di alcune domande, come possono essere la bacheca, insomma, delle domande e alcune cose. Chi gestisce il Podis? Beh, il Podis viene gestito appunto dalla USL Umbria 1 e è una redazione composta da 9 utenti, il cui responsabile è il dottor agronomo Alessandro Maria Di Giulio, che tra l'altro è presente qui in sala. E interagisce appunto con un gruppo di ricercatori ed esperti, anche docenti universitari, a quali è affidata la gestione delle risposte
e la creazione di alcuni contenuti ad alta specificità nel sito. E qui c'è, vedete, la scheda riportata in cui si possono fare le domande direttamente, no? Oppure se avete una domanda che probabilmente può essere già posta da altri utenti, c'è una bacheca in cui vedere da consultare tutto il pregresso. Poi c'è una sezione in cui si evidenziano i rischi con i quali ci si può rivolgere al PODIS, e quindi punture da insetti, morso degli animali, contatto con sostanze nocive, ingestione di parti tossiche, soprattutto anche legate alle piante in questo caso, l'inalazione di aerosol potenzialmente inquinati, contaminazioni da microrganismi varie, e sia in ambito ambientale, quindi all'aperto, oppure anche in dispensa all'interno della casa. Quindi cosa trovo su PODIS? Ecco, questo vedete è una scheda di esempio, ho riportato il colchicum autunnale perché proprio nel 2017 sono avvenuti dei decessi per aver utilizzato il colchicum autunnale al posto dello zafferano, purtroppo, nel nord Italia. E questa è una scheda tipo in cui vediamo la vita del colchicum, quindi la morfologia, la biologia, l'ecologia della distribuzione, alcune curiosità e la bibliografia consultata per effettuare la scheda e anche la sitografia. E poi c'è l'esperto, in questo caso è il sottoscritto. Però c'è anche lo scoiattolo grigio, naturalmente, in cui si riporta la vita dello scoiattolo, appunto, curata dall'esperto Daniele Paoloni. Poi c'è la sezione prevenzione e controllo del contatto appunto di questi organismi. In questo caso vedete lo scoiattolo grigio, no? In un giardino privato oppure in un parco pubblico, e con ovviamente tutte le schede che non vi sto a elencare. Naturalmente prevenzione e controllo ci sono per tutti gli organismi. E qui c'è la zanzara tigre, per esempio, c'è il ratto e c'è appunto il panace di mantegazzi. Ma c'è anche una sezione cui, già accennato, c'è le cure e i rimedi. Quindi per ogni scheda è presente un capitolo specifico inerente alle cure e i rimedi derivanti dalle diverse problematiche causate da ogni organismo descritto. Quindi se un cittadino qualsiasi viene appunto da una zanzara tigre, va nella sezione puntura e va a vedere i cure e i rimedi che può effettuare e qui è un esempio. Questa prevede la zanzara in generale, ma è anche sottolineato quello che si può fare se si appunti dalla zanzara, non solo quella classica, ma anche dalla zanzara tigre che sta prendendo il sopravvento. E così pure per il panace di mantegazzi. Cosa fare in caso di contatto o ingestione, oppure caratteristiche di tossicità. Naturalmente se le piante sono altamente tossiche c'è un livello di tossicità specifico, alto, potrebbe essere media, potrebbe essere bassa e quanto altro. Poi c'è una sezione non meno importante sull'informazione e le comunicazioni. Quindi una sezione descrive le normative, i congressi e convegni in programma nel settore, corsi didattico-educativi, progetti in essere, i consigli del mese, quindi le new praticamente, e i comunicati dell'Associazione Nazionale della Disinfestazione. Io questo ho messo quella di ieri, perché vedete sulla destra è anche evidenziato il convegno di questi tre giorni. Però c'è anche quello sotto, no? I giardini senza zanzare, che è stato effettuato martedì scorso qui al Plaza Hotel nell'ambito degli incontri con il Garden Club di Perugia. Ma ce ne sono tante altre. Sulla sinistra vedete l'attualità. Perugia, una tre giorni dedicata al tema delle specie alloctone, e quindi è sempre questo. Processionari in uscita di nidi, quindi tutte queste. E poi consigli del mese. Quindi questa è aggiornata regolarmente ogni giorno. E l'azione degli esperti del portale capillare, ovviamente in diverse zone del territorio di competenza dell'USL Umbria 1, appunto, e mi preme sottolineare diversi progetti che
sono in atto in collaborazione con l'Uso Umbria 1, per esempio lasciamola senza acqua rivolto alla zanzara tigre, quindi si danno i consigli su come diminuire e impattare l'impatto della zanzara tigre. E poi il progetto Parchi e senza insetticidi e zanzare in collaborazione con gli istituti scolastici di Todi, ma è in atto anche un nuovo progetto a Ponte San Giovanni per creare l'oasi dei profumi e del respiro con appunto senza insetti nocivi. E quindi ancora non è riportato, ma è in essere questo tipo di progettazione. E il report dell'attrattività di questo portale, ecco, possiamo già fare un primo bilancio dopo 3 anni, in effetti è partito dal 1° dicembre, mi sembra, 2015, e quindi vedete che ha avuto una crescita continua ed importante nelle visualizzazioni del portale e soprattutto anche della pagina Facebook. Nell'ambito dell'iniziativa Premio Innova Salute 2017, promossa dal Forum Pubblica Amministrazione e all'EA, tra le 112 proposte pervenute, il Podis ha ottenuto un riconoscimento nella sezione comunicazione con i cittadini e gli utenti. E vedete che nel 2015 il trend di crescita c'erano solamente poco più di 7.000 utenti, siamo passati nel 2016 a 24.000 e nel 2017 88.000, quindi è un trend veramente importante, anche perché man mano che il pubblico comincia a sapere della presenza di questo portale. Infatti qualche mio collega non sapeva neanche ovviamente che ci fosse stato. Ma il report di attività possiamo vedere anche dal numero dei visitatori e coloro che sono poi tornati a visitare le pagine. Ecco, anche qui vedete nel 2015 il 68% i primi visitatori e 31% erano coloro che sono ritornati a visitarle proprio per l'attrattività che ha il portale. E nel 2017 siamo arrivati all'88,3% i nuovi visitatori e l'11,7% sono stati coloro che poi sono tornati per avere maggiori informazioni, perché il sito è complesso e cerca di rispondere a tutte le problematiche. Qual è il futuro del portale? Gli sviluppi? Beh, periodicamente il gruppo redazionale, quindi le 9 persone più il responsabile, no? Si riunisce per verificare l'andamento degli aggiornamenti e delle collaborazioni da individuare, soprattutto dal punto di vista professionale, dei vari esperti, e individuare integrazioni e correzioni anche, perché un portale va corretto sistematicamente, facendolo rispondere alle esigenze attuali. E ciclicamente il gruppo redazionale con gli esperti si riuniscono in plenaria per verificare appunto e discutere lo stato di sviluppo del portale e la necessità di eventuali nuove collaborazioni. Quindi è un portale che praticamente cerca di rispondere alle esigenze della cittadinanza. Grazie. Grazie.